Grazie per essere venuti. Stiamo, come sapete, aprendo un po' i cassetti del comune e ogni tanto troviamo qualche sorpresina. In questo caso si tratta di una serie di somme che il comune ad oggi non ha ancora incassato. E sono somme riferite alle amministrazioni 2004-2007 e quella successiva fino al 2008, quindi considerate che sono passati 9 anni. In questi 9 anni il Comune ha recuperato solo una piccola parte di queste somme. Sono somme che ad oggi ammontano a 400.000 euro e quindi insomma sono cifrette Non da poco. Di che cosa si tratta? Si tratta di una delibera del Consiglio Comunale del 2003 che consentiva ai consiglieri di optare per l'indennità di funzione anziché il gettone di presenza. Questo che cosa ha comportato? Ovviamente questo era possibile farlo solo nel momento in cui il Comune non avesse avuto maggiori oneri, tant'è vero che nella delibera si dice che il Comune si sarebbe attivato per recuperare i maggiori oneri eventualmente subiti. Il problema dove nasce? Nasce da un fatto molto semplice: se il consigliere comunale che aveva optato per l'indennità di funzione avesse partecipato a tutte le sedute di commissione, a tutte le sedute di consiglio, sicuramente non sarebbe in corso in questa situazione in cui oggi più di 40 ex consiglieri e in qualche caso consiglieri attuali si ritrovano. Per cui abbiamo questa situazione: alcuni consiglieri che avevano optato per l'indennità non hanno avuto nessun problema perché appunto il comune non ha subito un depauperamento economico, invece in altri casi c'è stato un vero e proprio, potremmo dire, salasso. Se considerate che alcuni consiglieri devono restituire oltre 20.000 euro, insomma stiamo parlando di cifrette abbastanza consistenti, altri oltre 15-20.000 euro, altri più di 10.000, insomma non stiamo parlando propriamente di noccioline. Questo forse ci fa capire perché dal 2008 ad oggi nessuno abbia pensato di recuperare questi soldi, se non in misura molto, diciamo, come si può dire, molto blanda, ecco. Tant'è vero che di questi dei consiglieri che hanno avuto questa situazione di sproporzione tra i gettoni di presenza e indennità di funzione, soltanto 6 si sono messi in regola. Gli altri 40, mi pare che siano 41 quelli che ancora oggi sono 41 quelli che ancora oggi devono restituire somme, che sono somme abbastanza consistenti, ripeto, arrivano in qualche caso superano i 25.000 euro. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo approvato una delibera con cui diamo mandato appunto agli uffici comunali di andare a recuperare queste cifre. Ora, alcuni avevano proposto già in passato una rateizzazione, però rateizzazione che in qualche caso poi non ha portato nemmeno al versamento di un euro, per cui insomma impegni un po' a parole. E quindi abbiamo una situazione che oggi finalmente andiamo a smuovere. Ci vorrà del tempo, chiaramente, però finalmente la procedura è partita in modo non solo ufficiale ma anche in modo concreto. Ecco. Cioè, finora sono stati fatti semplicemente dei blandi richiami al buon senso. Effettivamente 6 di questi ex consiglieri si sono messi in pari, gli altri sembrerebbe che abbiano approfittato di questa inerzia amministrativa per evitare di mettere mano al portafoglio. Sì, se posso
brevemente integrare ciò che diceva il sindaco. Il problema nasce sostanzialmente da una delibera di consiglio del 2003. Con questa delibera il consiglio comunale rideterminò i compensi spettanti ai consiglieri e li rideterminò in misura peraltro superiore a quello a uno dei limiti indicati dalla legge, e comunque in misura pari a 103 euro per quanto riguarda la presenza ai consigli comunali e 51,65 euro per le commissioni consigliari. Con la medesima delibera inoltre veniva permesso di accedere ad un'indennità che raggiungeva anche i 10.000 euro. Questa previsione è emerso anche a seguito di indagini che la Guardia di Finanza ha fatto in altri comuni, è emerso che fossero in palese contrasto con l'articolo 82 del TUEL, laddove l'articolo prevede espressamente, leggo dal testo normativo, che gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che il consigliere comunale competa richiesta la trasformazione del gettone di presenza di un'indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Quindi la norma era abbastanza evidente. Ciò nonostante il comune di Carrara ed altri comuni, per la verità, hanno preferito intraprendere un'altra strada, con i risultati che poi insomma oggi andiamo a cercare in qualche modo di riparare. Le annualità, come diceva giustamente il sindaco, sono quelle che riguardano gli anni dal 2004 al 2008, e poi i dirigenti successivamente sono intervenuti anche per il fatto che, come detto, la Guardia di Finanza stava verificando la correttezza dei comportamenti tenuti da comuni limitrofi, e questa pratica è cessata. Le prime lettere del comune ai consiglieri sono del 2009, sono state ripetute nel 2011 e nel 2016. A seguito di queste lettere, come diceva il sindaco, solo alcuni consiglieri, e per importi per la verità molto modesti, hanno provveduto a saldare quanto richiesto. Alcuni consiglieri hanno proposto loro un rateizzo che peraltro in alcuni casi non hanno neppure rispettato, e altri insomma hanno fatto sapere che hanno avanzato proposte di transazione che non sono state accettate perché ritenute troppo svantaggiose per l'ente. Alcuni hanno sostenuto l'illegittimità del recupero, quindi sostanzialmente si chiede all'avvocatura comunale di fare le opportune azioni sia in via giudiziale, ma noi preferiremmo insomma che la questione fosse raggiunta in via stragiudiziale, quindi in qualche modo bonaria, visto insomma la delicatezza dell'argomento, che riguarda appunto ex amministratori pubblici che sono chiamati a versare una cifra comunque importante per il bilancio comunale, che come sapete certamente non versa in situazioni floride, quindi l'amministrazione e i cittadini avrebbero bisogno di quelle somme che potrebbero essere investiti per risorse. Da questo punto di vista, parlando proprio sul come queste risorse potrebbero e saranno investite qualora gli amministratori decidessero di saldare i propri debiti con l'amministrazione, chiaramente noi ci impegniamo a riversare l'intera somma recuperata dal Comune per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che oggi sono la vera emergenza del Comune. Quindi io sono qui proprio a testimoniare e anche, se vogliamo, a fare un appello nei confronti delle persone che comunque devono questi soldi al Comune, invece di diciamo mettersi di traverso e generare contenziosi legali. Sarebbe auspicabile che si mettessero una mano sul cuore, una sul portafogli, e versassero questi soldi al Comune, che li utilizzerà per alcuni degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che sono assolutamente improrogabili. Oggi il Comune come li realizza? Li fa comunque, però deve cancellare degli altri interventi. Ogni volta che noi investiamo 100.000 euro per mettere in sicurezza una scuola in via emergenziale, dobbiamo cancellare altri 100.000 euro di interventi da qualche parte, perché chiaramente il Comune, non stampando denaro, cioè non può fare interventi senza copertura finanziaria. Questi 400.000 euro o anche parte di essi ci permetterebbero di fare diversi interventi. Faccio notare anche che è un peccato che in passato non siano stati recuperati, perché con 400.000 euro si sarebbero fatte le verifiche su 12-13 scuole senza problemi. Quindi
diciamo, il fatto di trovarci oggi in emergenza è anche figlio di situazioni come queste. Ora, questa è un po' un simbolo, però sicuramente non è l'unica, perché abbiamo appena cominciato ad aprire i cassetti e ogni volta, diciamo, esce qualcosa di poco piacevole, diciamo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Francesco, se no direi che. Penso che abbiamo detto il tutto, più di invitare, ovviamente a evitare contenziosi, penso che non si possa dire. No. Grazie.